Il mio tutorial di Binance risale all'età della pietra, direi, al lontano 2008. Nel frattempo l'exchange è cambiato parecchio, ha aggiunto nuove cose, insomma è il caso di rifarlo, di rinnovarlo un pelino. Questo è il motivo che mi porta al video di oggi. Un bel tutorial dalla A alla Z di Binance, dove tocchiamo tutti, ma proprio tutti gli argomenti che vi possono interessare. Apertura di un account, messa in sicurezza dell'account, deposito di euro con bonifico, con carta, trasferimento di cripto, compravendita sia spot che margin che futures, rendita passiva, differenza tra futures coin M e USDM, insomma tutto davvero quello che è inerente al mondo di Binance, motivo per cui è un video abbastanza lungo. Non spaventatevi, perché comunque ci sono i minutaggi nella descrizione che vi permettono di saltare direttamente al vostro argomento di interesse. Per l'occasione ho anche riesumato questa bellissima felpa che avevo recuperato a uno dei meetup di Binance degli anni scorsi, bei tempi quando li si poteva ancora fare, dove tra l'altro ho conosciuto molti di voi di persona. È stato un bellissimo evento. Che dire, iniziamo subito, perché ve l'ho detto, ci saranno un bel po' di cose di cui trattare. Lasciatemi un like che stavolta me lo merito, mi sono fatto in quattro per fare questo video. Andiamolo a vedere. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Iniziamo con la prima parte, l'apertura di un account su Binance e la sua messa in sicurezza. Per aprire un account su Binance è necessaria ovviamente una mail e una password, e se si vuole usufruire di tutte le funzionalità dell'exchange, quali il deposito o prelievo di euro, la carta di debito, le possibilità di rendita passiva, è necessario anche passare un KYC utilizzando i propri documenti, che possono essere la carta d'identità oppure la patente. Se avete la carta d'identità cartacea, vi consiglio di utilizzare la patente, perché sicuramente ci saranno meno problemi di identificazione. Una volta creato l'account, vi consiglio di preoccuparvi della sua sicurezza. Perché? Perché un account su un exchange è un punto debole, un punto vulnerabile, in quanto bersagliabile da eventuali hacker, da eventuali campagne di phishing e qualsiasi tipo di attività malevola volta a sottrarvi i vostri fondi. Se andate nella sezione sicurezza del vostro account, Binance vi suggerisce già che cosa fare, ovvero attivare l'autenticazione a due fattori, cosa assolutamente indispensabile. Non fate quella tramite SMS, perché è estremamente vulnerabile al cosiddetto SIM swap attack. Ne abbiamo già parlato in altri video, io vi ribadisco ogni volta di non utilizzarla mai. Utilizzate l'autenticazione con Google Authenticator, oppure meglio ancora utilizzando un autenticatore a due fattori hardware quale la YubiKey. Inoltre, un'altra cosa che conviene abilitare è il cosiddetto codice anti-phishing. Voi potete andare a inserire una parola che in sostanza vi arriva insieme a qualsiasi mail di Binance. In questo modo riuscirete a distinguere le mail reali di Binance da quelle di phishing, proprio perché in quelle reali ci sarà quella parola che voi avete inserito. Infine, vi conviene anche fare la whitelist degli indirizzi di prelievo. Che cos'è? È una lista di address, Ethereum, Bitcoin, eccetera, che potete andare a comunicare a Binance, verso i quali in sostanza si può prelevare. In questo modo si può prelevare soltanto sugli address in whitelist e non sugli altri. E comunque per prelevare sugli address in whitelist verrà chiesta l'autenticazione a due fattori. Quindi non abbassa il livello di sicurezza, ma lo alza, impedendo un prelievo verso un wallet sconosciuto. In questo modo immaginiamoci il caso peggiore in assoluto, per cui qualcuno riesca ad entrare, a bypassare il vostro login e entrarvi nell'account. Se cerca di prelevare verso il suo address, non ce la fa, perché non è in whitelist. Infine, da qua si può disattivare l'account qualora lo si volesse. Altra nozione di sicurezza importante, non strettamente legata a Binance ma valida sempre, è di utilizzare un'email e una password uniche per ogni exchange, incluso ovviamente Binance.
Binance, quindi vi sconsiglio di usare sempre la stessa email e sempre la stessa password. In questo modo renderete la vita ancora più difficile a eventuali attaccanti. Ora procediamo con il passo successivo, ovvero andare a depositare dei fondi sull'exchange. Si può depositare in tre modi: depositare euro tramite bonifico bancario, oppure depositare qualsiasi cripto, oppure acquistare direttamente una cripto in euro utilizzando una carta di credito o di debito. Andiamo a vedere tutte queste possibilità e le relative commissioni. Per depositare euro tramite bonifico bancario occorre innanzitutto aver completato la verifica dell'identità con KYC, con i documenti. In seguito, dal menu acquista cripto possiamo scegliere, come vedete, i metodi di acquisto diretto. Se noi scegliamo deposito bancario, veniamo reindirizzati alla pagina sulla quale possiamo predisporre il nostro bonifico. Le commissioni per un deposito in euro tramite bonifico attualmente sono zero, perché è un periodo promozionale. Solitamente sono dello 0,8%. Questa promozione è da tempo che dura, secondo me durerà ancora per un bel po', però sappiate che di default sono dello 0,8%, attualmente però sono zero. Si sceglie la valuta, che ovviamente per noi sarà euro, il metodo di deposito, che di default è selezionato bonifico SEPA. Andiamo a definire l'importo, che deve essere compreso tra 1 euro e 50.000 euro di massimo. Come vedete, commissione nulla, c'è flaggato automaticamente che accettiamo i termini di utilizzo di Clear Junction, che è il servizio che permette di depositare gli euro su Binance, e se continuiamo veniamo reindirizzati alla pagina dove si fa direttamente il bonifico. Vi ricordo, come vi ricorda anche Binance stesso, che il conto bancario che utilizzate per fare il bonifico a Binance deve essere intestato a voi. Se è un conto cointestato oppure intestato a terzi non si può. Se è cointestato dovete aprire un ticket al support al fine di farvi accreditare il bonifico. Altra cosa importantissima è che il destinatario sia Binance, dovete scriverlo sul destinatario. In ogni caso, nella schermata successiva vi viene ricordato di nuovo, ovvero nome destinatario, beneficiario deve essere Binance. Poi qua sotto avete l'IBAN da inserire e infine questo codice di riferimento che va inserito nella causale del bonifico. Qua sotto ci sono tutti i dati bancari e qua ci ricorda di nuovo che deve essere intestato il conto alla stessa persona a cui è intestato l'account Binance, che il destinatario deve essere Binance e che ci vuole un po' di tempo per i tempi amministrativi del bonifico. Una volta fatto si aspetta e ci viene accreditato appunto nel giro solitamente di un paio di giorni, in media succede così. Un altro metodo di acquisto di cripto in euro è tramite la carta di credito o debito. La schermata è la stessa, come vedete, cioè potete anche selezionare direttamente da qui carta bancaria, è la stessa cosa che selezionarlo qui dal menu, e sostanzialmente qua vi fa acquistare direttamente una cripto, quindi voi pagate istantaneamente e vi trovate nel wallet di Binance la cripto che avete acquistato. In questo caso c'è una commissione dell'1,8%, quindi è più alta. Il consiglio, ovviamente, a meno che non abbiate bisogno di un acquisto immediato e istantaneo, è di utilizzare un metodo che magari richiede un paio di giorni come il bonifico, ma risparmiando quasi il 2% di commissioni. Anche in questo caso si va a inserire l'importo, che deve essere compreso tra 15 e 5.000 euro, facciamo un esempio con 500. Qua ci dice quanto riceveremo già al netto delle commissioni, quindi sono già applicate. Come vedete possiamo scegliere tra varie coin, non si può acquistare solo Bitcoin, si può acquistarne tante. Clicchiamo compra Bitcoin e ci chiede ovviamente i dati della carta. Anche in questo caso vale la regola che la carta che utilizziamo per acquistare le cripto deve essere intestata alla medesima persona a cui è intestato l'account di Binance. Se invece vogliamo depositare delle cripto, noi dobbiamo aprire il nostro wallet e scegliere wallet spot.
Per spot si intende tutto quello che è acquisto e vendita diretto, che si contrappone al margin, che come vedremo tra poco consiste in prendere prestiti di cripto per aprire posizioni in leva, e con i futures, che invece è l'acquisto di un prodotto derivato. Ci arriviamo tra poco. Adesso la cosa che mi preme è che per fare i depositi occorre selezionare il wallet spot. Una volta selezionato il wallet spot, come vedete abbiamo qua tutte le coin a disposizione e anche le valute fiat, quindi se depositiamo euro via bonifico, quando il bonifico ci viene accreditato ci troveremo la nostra somma in euro nel wallet spot che potremo utilizzare per fare l'acquisto. Se al contrario vogliamo depositare, ripeto, delle cripto, noi andiamo a selezionare ad esempio bitcoin, facciamo deposita, ci viene generato un address e dobbiamo inviare bitcoin a quell'address. Una cosa molto importante a cui bisogna stare molto attenti quando si va a fare il deposito è scegliere quella che qui viene chiamata rete di deposito corretta. Cosa vuol dire? In sostanza dipende dalla blockchain dalla quale stiamo movimentando Bitcoin. Voi direte, beh, ma scusa, che domanda è? Ovvio che è la blockchain Bitcoin, ma non per forza, perché sapete che adesso c'è la Binance Smart Chain, ci sono i Bitcoin tokenizzati su Ethereum come WBTC e quindi bisogna scegliere in base a quello. Se stiamo andando a trasferire Bitcoin da un nostro wallet Bitcoin oppure da un altro exchange, insomma utilizzando la blockchain Bitcoin, ovviamente dobbiamo scegliere BTC oppure BTC Segwit, che è un nuovo standard un po' più snello per fare transazioni su Bitcoin, però assicuratevi che il vostro wallet o l'exchange da cui trasferite sia compatibile con Segwit. Se avete dubbi utilizzate BTC. Se al contrario state trasferendo dei Bitcoin tokenizzati sulla Binance Chain, dovete scegliere BEP2, sulla Binance Smart Chain, tipo quelli di PancakeSwap, eccetera, BEP20, tra parentesi BSC per l'appunto. Se al contrario state trasferendo dei WBTC, quelli tokenizzati su Ethereum, dovete scegliere ERC20. Questo deve essere molto molto chiaro. Questa cosa è ancora più importante quando si va a fare un prelievo da Binance. Perché? Perché anche in questo caso, vedete, ci fa scegliere la blockchain e potrebbe succedere che, tentati dalle fee più basse, noi scegliamo una blockchain che non è quella corretta. Se noi stiamo prelevando Bitcoin verso un nostro wallet Bitcoin o verso un altro exchange, un'altra piattaforma, noi dobbiamo scegliere la blockchain BTC, anche se le commissioni sono più alte. È ovvio che sono più alte, perché le altre blockchain, a parte Ethereum che anche lei ultimamente ha commissioni abbastanza alte, sono quelle pressoché istantanee e a zero fee, la Binance Chain e la Binance Smart Chain. Tuttavia, se noi andiamo a inviare dei Bitcoin o degli Ether o altre coin sulla Binance Smart Chain e inseriamo l'indirizzo invece della blockchain Bitcoin, a volte va in errore, però a volte no. Ad esempio, Ethereum e la Binance Smart Chain hanno lo stesso standard di indirizzi, che iniziano con 0x, per capirci. Quindi Binance non rileva neanche che state facendo un errore e poi diventa veramente difficile recuperare i fondi, perché non ve li trovate sulla blockchain Ethereum, ve li trovate sulla Binance Smart Chain e bisogna o collegare il proprio wallet alla BSC, ma se invece li abbiamo mandati a un servizio di terzi, come può essere un BlockFi di turno o un altro exchange, dobbiamo aprire un ticket e non è detto che comunque loro ci facciano riavere i fondi. Quindi lo sottolineo, scusate se ci ho perso del tempo, ma è importantissimo. In tantissimi vedo che fanno questo errore. Scegliete la blockchain corretta, non fatevi ingolosire dalle fee più basse, perché poi rischiate di perdere tutto quanto. Bene, ora è giunto il momento di fare l'acquisto o la conversione. Ci sono tre metodi qua, tre interfacce diverse, che li chiama converti, base e avanzato. La differenza è che converti è questa schermata qui. In sostanza voi scegliete che cosa convertire, da cosa a cosa. Potete anche banalmente mettere da euro a bitcoin, mettete quanti ne volete scambiare
e in automatico lui vi fa lo scambio. Le fee non cambiano, che voi scegliate converti, base o avanzato, le fee sono sempre quelle, ovvero dello di base 0,1%. Se le pagate utilizzando i BNB, che è la coin di Binance, che secondo me per un utilizzatore comunque comune che usa spesso appunto l'exchange conviene avere, perché si ha il 25% di sconto sulle commissioni spot e anche comunque su quelle dei futures che vediamo più avanti. Infine, se utilizzate il mio referral link che vi lascio in descrizione per aprire l'account, avete un altro 20% di sconto, quindi arrivate a pagare lo 0,06%, che è una commissione veramente inarrivabile per quanto è conveniente. Comunque, che voi scegliate converti, base o avanzato, la cosa non cambia, cambia solo l'interfaccia. Converti, massima semplicità e ovviamente vi fa al prezzo di mercato, però se scegliete base o avanzato potete anche impostare voi l'ordine. Andiamo a vedere come si fa. Tra base e avanzato c'è una differenza veramente minima, guardate, questo è quello base, ci sono tutte le cose che serve avere al loro posto. L'unica differenza con avanzato è che, come vedete, è customizzabile, potete andare a modificare le dimensioni dei vari pannelli oppure aggiungerli e toglierli da qua, e avete la barra degli ordini di default qua sulla destra, però sono esattamente le stesse cose quelle che vedete. In questo caso, se si utilizza un'interfaccia di questo tipo, vale la pena spendere due minuti sulle tipologie di ordine che si può andare a inserire. Visto che non cambia nulla e che con la configurazione base abbiamo il pannello degli ordini bello grosso, utilizziamo base. Qua di fianco innanzitutto avete l'elenco di tutti i vari mercati, quindi se voi avete depositato euro, ad esempio, dovete cercare Bitcoin euro, ok? Oppure se avete depositato Tether, Bitcoin USDT, se avete USDC, USDC, eccetera. Insomma, qua potete scegliere dal menu di ricerca, utilizzare il menu di ricerca per scegliere la coppia che volete utilizzare. Dove vedete 5x, 10x, 3x e così via, significa che su quelle coppie è abilitato anche il margin trading, ma attenzione, non vuol dire che lo dovete usare per forza, vuol dire che si può arrivare a una leva massima che è del 5x, 10x, 3x e così via. Del margin trading ne parliamo tra 5 minuti, abbiate un po' di pazienza. Adesso partiamo con lo spot, ovvero acquisto e vendita. Ovviamente voi dovete aver selezionato qua wallet spot, perché non stiamo parlando appunto di margin trading, e dovete utilizzare una di queste tre tipologie di ordine, in realtà quattro, perché qua c'è una tendina e c'è l'OCO, e con questi ordini potete ottenere risultati diversi. Vediamo quali. Il più semplice è l'ordine a mercato, dove voi semplicemente andate a scrivere quanto volete acquistare in USDT o quanto volete vendere in Bitcoin, chiaramente a seconda della coppia che avete scelto vi compare una o un'altra cripto, e basta, fate compra, fate vendi ed è esattamente come fare converti che avevamo visto prima, vi fa l'ordine a mercato e basta. L'ordine a mercato viene fillato, si dice, ovvero eseguito al miglior prezzo di mercato disponibile, quindi se voi fate compra a mercato il miglior prezzo di mercato sarà il primo tra gli ordini di vendita in rosso, perché voi lo comprate da qualcuno che ve lo vende al miglior prezzo. Al contrario, se lo vendete, lo vendete al primo che lo compra, quindi al primo in verde vicino all'ultimo prezzo, quindi quello più in alto. La differenza tra il prezzo di acquisto più conveniente e il prezzo di vendita più conveniente si chiama spread, e su Binance è veramente ridotto, complice l'elevata liquidità sugli order book. L'order book è esattamente questa schermata qui, che fa vedere per l'appunto tutti gli ordini limit, che sono quelli messi a disposizione di altri in acquisto o in vendita. Voi potete mettere il vostro ordine sull'order book andando a selezionare l'ordine limite in italiano. In questo caso c'è un parametro in più da andare a impostare, ovvero il prezzo. Se noi andiamo a fare compra, vogliamo comprare Bitcoin a un certo prezzo, dobbiamo scegliere un prezzo che ovviamente sia più basso del prezzo attuale, perché vi ricordo che stiamo andando a mettere l'ordine nell'order book, quindi noi se vogliamo comprare dobbiamo andarlo a mettere nel lato verde, e il lato verde parte dal prezzo attuale a scendere.
Quindi noi andiamo a decidere il prezzo, che ne so, 30.000, andiamo a decidere quanti bitcoin vogliamo comprare, lui ci dice il controvalore totale in USDT, oppure al contrario andiamo a mettere il valore in USDT e lui ci dice quanti bitcoin compreremo, facciamo compra e il nostro ordine viene messo sull'order book. La differenza è che non viene fillato immediatamente, viene fillato solo se qualcuno venderà a noi a mercato a $30,000, quindi se il prezzo di bitcoin scenderà fino a 30.000. Al contrario, l'ordine in vendita limit deve avere un prezzo limite più alto del prezzo attuale, perché andiamo a metterlo nel lato rosso del mercato, ovvero nel sell side, nella sezione di vendita dell'offerta dell'order book. Infine abbiamo l'ordine stop limit, che è un ordine che lascia un po' di discordia. Per quale motivo? Perché allora l'ordine stop di per sé è semplice da comprendere. È un ordine che scatta quando il prezzo supera in alto o in basso una certa soglia. Solitamente viene usato per tagliare le perdite, infatti si chiama stop loss, e viene messo ad un prezzo più basso per vendere una posizione a un prezzo più basso di quello attuale. Una volta che il prezzo raggiungerà quello che viene definito prezzo stop, l'ordine si innescherà e venderà, e quindi fin qua tutto facile. Tuttavia lo stop limit introduce un livello di complessità in più. Perché? Perché non è semplicemente un ordine stop, ma al raggiungimento del prezzo stop lui mi va a mettere un ordine limite sull'order book. Quindi devo stare attento a una cosa, ovvero se io sto mettendo, esempio, io sono dentro a una posizione su Bitcoin, voglio uscire in perdita se arriva a $30,000, quindi io metto il prezzo stop a 30.000, il prezzo limite deve essere o 30.000 anche lui, in modo che io, una volta che arrivo al prezzo stop, l'ordine viene innescato subito a mercato, perché di sicuro 30.000 c'è già, oppure un po' più basso, quindi ad esempio 29.999. Per quale motivo? Perché lui arriva a 30.000, mi prova a mettere l'ordine sull'order book in lato vendita, solo che 29.999 è minore del prezzo attuale, che è 30.000, e quindi mi vende a mercato. L'importante è fargli vendere a mercato, perché lo stop limit altrimenti mi va a mettere l'ordine stop loss sull'order book e non sono certo che me lo vada a fillare, ok? Questo è molto molto importante. Infine abbiamo l'ordine più complesso, ovvero il cosiddetto OCO, che sta per One Cancels the Other. Cosa significa? Da qui noi possiamo mettere uno stop limit o in acquisto o in vendita. Di solito da qua si mette appunto lo stop loss. Contemporaneamente andiamo a mettere anche un semplice ordine limit, sempre in vendita, in profitto, ad esempio, e in questo modo abbiamo sia lo stop loss che il take profit. Attenzione nel mettere lo stop limit a quello di cui abbiamo parlato poco fa, di metterlo in modo che venga fillato a market, altrimenti è rischioso come stop loss. In ogni caso, il senso di questo OCO è che se viene fillato lo stop loss mi cancella l'ordine limit in take profit, se viene fillato l'ordine limit in take profit mi va a cancellare lo stop loss per evitare conseguenze indesiderate e al contempo permettermi di mettere sia lo stop loss che il take profit contemporaneamente. Ora procediamo e andiamo a introdurre il margin trading. Il margin trading è un'operatività esattamente identica a quella spot, quella che abbiamo visto finora, solo che prevede l'utilizzo di una leva e la possibilità quindi di operare short. Cosa significa? Allora, in sostanza si basa sul concetto del prendere in prestito altre cripto dall'exchange in modo di amplificare l'entità della propria posizione. Vi faccio un esempio concreto. Supponiamo che io ho 1000 USDT, ne posso andare a prendere in prestito fino a 2000 se sono in cross margin o fino a 9000 se sono in isolated margin. Tra poco vediamo qual è la differenza tra queste due modalità. In questo modo, supponiamo la leva 10 per, io prendo in prestito 9.000, li aggiungo ai miei 1.000 e ho un 10.000 USDT di controvalore totale per aprire una posizione su Bitcoin. Quindi i profitti e le perdite saranno amplificati di un fattore 10 e questa è la leva. Vi ricordo che questo prestito che ho contratto lo devo restituire perché altrimenti divento insolvente. E
e questo non può accadere sull'exchange. Cosa vuol dire? Se io sto operando in leva 10 per e sono esposto long, ovvero ho acquistato con tutti i 10.000 i 9.000 in prestito più i 1.000 miei, se Bitcoin scende del 10%, io perdo 1.000 sul totale della posizione. Però io avevo 1.000 di mio, il resto non è mio. Quindi cosa accade? Accade che appena sopra, un po' sopra il livello a cui io perderei tutto il mio margine, la mia posizione viene chiusa automaticamente in perdita e viene restituito il margine all'exchange. Questa si chiama liquidazione. Questo bisogna stare attenti a non farlo mai accadere, perché c'è anche una commissione ulteriore sulla liquidazione e quindi non conviene assolutamente. È importantissimo, quando si opera in leva, impostare degli stop loss molto precisi che impediscano a tutti i costi la liquidazione. Per utilizzare concretamente il margin trading occorre innanzitutto selezionare non il wallet spot, perché dobbiamo passare al margin. La prima volta che selezioniamo cross margin o isolated, di cui adesso vi spiego a brevissimo la differenza, ci verrà chiesto se vogliamo aprire appunto il wallet margin. Noi gli diciamo di sì e poi vi trovate davanti questa schermata. Allora, che differenza c'è tra cross e isolated? La differenza è importantissima, perché il cross margin utilizza un unico margine come collaterale per tutte le posizioni. Esempio, io ho 10.000 USDT in totale sul mio wallet margin, posso utilizzare quei 10.000 fino al massimo a farli arrivare a 30.000, perché la leva massima si riduce, perché è più rischioso il cross margin, e capirete tra pochissimo perché. In sostanza, con questo collaterale posso aprire una posizione su Bitcoin, una posizione su Ethereum, una posizione su Ripple, una posizione su qualsiasi coin, appunto una moltitudine di posizioni. Il profitto o perdita di una mi andranno a influire sul collaterale di tutte, quindi bisogna fare molta attenzione, perché il rischio di liquidazione chiaramente aumenta in maniera esponenziale rispetto al numero di posizioni che abbiamo aperto. Se una di queste va in perditissima, rischia di liquidarmi tutto, anche se le altre stanno andando molto bene. Quindi collaterale unico, moltitudine di posizioni. Isolated margin, al contrario, abbiamo un collaterale per ogni posizione, quindi siamo più tranquilli, perché il nostro collaterale su Bitcoin dollaro non influisce sul collaterale su Ethereum dollaro e così via. Ogni posizione ha il suo, quindi il peggio che può capitare è la liquidazione del collaterale della posizione che è andata in perdita. Non si tira dietro tutto il resto. È fondamentale capirlo, perché altrimenti si rischia di utilizzare il cross margin involontariamente, magari una posizione ci va molto in perdita senza che ce ne accorgiamo e veramente vi brasa via tutto il capitale che avete sul wallet margin. È molto grave. Per questo motivo la leva massima accettabile è minore, è 3 per anziché 10 per, ci sta, perché altrimenti c'è un rischio veramente elevato. Poi, per trasferire le proprie coin, quindi dal wallet spot ai wallet margin, occorre cliccare trasferisci. Vedete che qua c'è l'interfaccia, andiamo a scegliere quanto trasferire, in Bitcoin o in USDT, perché ovviamente si può anche andare ad aprire delle posizioni short volendo. Se io trasferisco USDT o Bitcoin e vado a prendere in prestito altri Bitcoin e quindi vado a vendere i Bitcoin che non sono miei, io sto di fatto operando short, anche in questo caso con una leva possibile. Quindi io vado a fare trasferisci margin wallet nel caso in cui io ho il cross margin, vedete c'è un margin wallet unico. Nel caso in cui io invece seleziono isolated margin, abbiamo un margine dedicato alla singola posizione, e qua torna in gioco la distinzione che abbiamo fatto poco fa tra le due tipologie di margine. Fatto il trasferimento, io posso o prendere in prestito manualmente, quindi andare a scegliere quale moneta prendere in prestito, in questo caso a Bitcoin o dollaro, perché la coppia è quella, quindi a seconda che voglio operare long o short devo scegliere quale coin, e la quantità. Qua il massimo ovviamente dipende dal margine che ho scelto e dal collaterale che ho io. Se è isolated e io avessi avuto ad esempio 1000 dollari, il massimo era 9000 USDT per arrivare alla leva 10 per. Una volta preso il prestito, io mi troverò tutte le coin sul mio margin wallet
tablet e potrò aprire una posizione molto più grande rispetto a quella permessa dal mio singolo margine. Posso anche farlo automaticamente, quindi se io ad esempio voglio comprare Bitcoin in leva 3x, supponiamo, e io ho 1000, io posso andare a mettere qua, clicco presta, qui vado a mettere un controvalore equivalente a $3000 in Bitcoin e lui automaticamente mi aprirà il prestito, contraendo quindi il debito anziché farlo manualmente tramite prendi il prestito. La stessa cosa dovrò farla quando chiudo la posizione, io clicco rimborsa e alla fine vado a restituire il mio debito. Attenzione che questo debito ha un tasso di interesse non trascurabile, infatti nelle commissioni su tasso di interesse sul prestito a margine voi trovate tutti i tassi che sono dei tassi giornalieri, significa che ogni giorno voi pagate questa percentuale sul prestito che avete aperto, quindi se ad esempio abbiamo, non lo so, 9000 USDC, noi paghiamo lo 0,1% al giorno su questi 9000 USDC, ovvero 9 USDC al giorno. Mi raccomando, tenetelo in considerazione, perché più a lungo si tiene aperto un prestito e più un po' del nostro margine viene portato via dal tasso di interesse. Le tipologie di ordine possibili sul margin trading sono le stesse rispetto a quelle dell'operatività spot che abbiamo visto poco fa, quindi non c'è nulla da aggiungere. Allora, io personalmente non uso mai il margin trading proprio a causa della complessità della cosa e inoltre degli elevati tassi di interesse da pagare ogni giorno per tenere aperto il prestito. Preferisco molto di più, in caso di voler aprire posizioni speculative o short, utilizzare i futures. Il margin trading può servire nel caso in cui uno voglia aprire una posizione in leva, ad esempio su una coppia in BTC. Come vedete ci sono alcune coppie alt BTC che hanno l'operatività in leva possibile e nei futures solitamente sono rare e quindi questa è l'unica eccezione, ma io non lo faccio quasi mai perché non shorto quasi mai le coppie alt BTC e quando opero long le vado ad operare semplicemente spot, quindi il margin trading io personalmente non lo uso mai, lo userei solo in quelle condizioni lì, altrimenti ci sono i futures che sono molto meglio, parliamone. L'operatività con i futures solitamente è un'operatività estremamente speculativa, finalizzata a fare dei trade sul breve periodo. Andiamo adesso a vedere che cosa sono i futures, detto in breve in maniera poco tecnica, e infine come si opera, quali sono i vantaggi e le differenze rispetto all'operatività tradizionale. Un future si definisce un contratto derivato, quindi significa che non sto acquistando o vendendo Bitcoin, ma di fatto, semplifichiamola in questo modo, sto scommettendo sul suo valore futuro del prezzo. Ci sono tre tipologie di future su Binance che sono quello perpetuo, cerchiamo ad esempio Bitcoin, abbiamo il perpetuo o perpetual e poi due a scadenza definita, uno che scade al primo trimestre e uno al secondo trimestre dell'anno in corso 2021, sono trimestrali. In sostanza, quando un future scade è importante capire che si dice matura al prezzo dello spot, quindi se io ho un contratto future equivalente a un bitcoin comprato e mi scade il giorno della scadenza, io ricevo un bitcoin o l'equivalente in USDT del valore di bitcoin in quel giorno a seconda di com'è strutturato il contratto future, è cash settled oppure asset settled se mi dà bitcoin. Questa è la prima differenza. Il perpetual invece non scade, questo introduce una componente di differenza sul prezzo perché il future a scadenza più lontana solitamente ha un prezzo più alto o più basso in funzione del sentiment. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tutti sono molto bullish, più si va avanti e più si immagina un prezzo alto, quindi il future a scadenza più lontana avrà un prezzo maggiore rispetto al prezzo dello spot. E infatti ci sono alcune tecniche di arbitraggio finalizzate proprio a riempire quello spread lì, ma non ne parliamo qua, ne ho parlato in un video a parte. Se
cercate cash and carry lo trovate. Al contrario, il contratto perpetual non ha una scadenza e quindi non c'è, come vedete, questa componente di differenza sul prezzo. La componente di differenza sul prezzo, non ho detto una cosa, l'avvicinarsi della scadenza tende ad appianarsi, quindi il prezzo tende a convergere sul prezzo spot ed è da lì poi che nasce l'opportunità di arbitraggio, proprio perché a scadenza mi arriva il valore spot. Sul perpetual non c'è questa componente, però c'è quello che si chiama funding. Non vi spiego tecnicamente cos'è il funding, ma in sostanza è un passaggio di fondi dalle posizioni long alle posizioni short o viceversa per tenere ancorato il prezzo del perpetual al prezzo spot, banalmente. Se il prezzo del perpetual è più alto del prezzo spot, vorranno incentivare le posizioni short, quindi andando a far pagare chi è long agli short. In questo modo incentivano le posizioni short per riscattare il funding e in questo modo abbassano il prezzo del perpetual per farlo convergere al prezzo spot. Al contrario, se il prezzo del perp è inferiore al prezzo spot, ci saranno gli short che pagheranno i long per incentivare chiusure di short o apertura di long per andare a riscattare il funding o non pagare il funding e faranno di nuovo convergere i due prezzi. Quindi, quando il funding è positivo, significa che gli short incassano dai long. Quando il funding è negativo, i long incassano dagli short. Il funding avviene ogni 8 ore e qua c'è un conto alla rovescia. Se non avete posizioni aperte, chiaramente non pagate nessun tipo di funding. Anche in questo caso c'è da aprire l'account su Futures, quindi la prima volta vi chiederà se volete aprire l'account oppure no. Anche in questo caso potete scegliere tra il margine cross o isolato con lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima: cross posizioni, tante posizioni, un solo margine, isolato una posizione, un margine. Cambia il rischio di liquidazione. In questo caso la leva è molto più alta, arriva fino a 125 per. Fate moltissima attenzione, ovviamente, perché più si alza la leva e più un soffio vi rischia di liquidare. Il pannello degli ordini in questo caso cambia. Perché? Allora, innanzitutto, anche in questo caso vale la regola del trasferire i fondi dal wallet spot al wallet futures, quindi se voi cliccate le due freccette vedete che potete trasferire il wallet da spot a futures. Un'altra cosa molto importante da capire sui futures è che ce ne sono due categorie, i cosiddetti USDM e i cosiddetti CoinM. Quelli USDM sono collateralizzati, ovvero utilizzano come margine, per operare su di essi bisogna utilizzare come margine Tether, le stable coin, ok? Quindi io trasferisco 10.000 USDT dall'account spot all'account futures e li utilizzo per aprire le posizioni su Bitcoin, su Ethereum, su quello che mi va. Al contrario, i futures coin M invece utilizzano come margine la coin stessa. Quindi se voglio aprire una posizione su Bitcoin dollaro, io dovrò trasferire Bitcoin. Se voglio aprire una posizione su Ethereum dollaro, io dovrò trasferire Ethereum, ok? Questo è molto importante. Poi internamente io posso fare anche la conversione. Ad esempio posso cambiare una coin con un'altra e andarle a trasferire nel wallet future coin M rispettivo per evitare di dover fare tutte le volte il cambio. Però ovviamente la conversione ha il costo di un cambio sul mercato spot. La differenza importantissima quindi è che se voglio non essere mai esposto alle fluttuazioni di mercato e aprire solo posizioni long o short, mi serve il future USDM perché sono sempre in stable coin. Al contrario, se io ad esempio holdo Bitcoin e voglio utilizzare proprio quei Bitcoin per aprire anche posizioni speculative, quello che faccio io, se mi seguite lo sapete, vi serve utilizzare il future Coin M perché utilizza Bitcoin come collaterale. Ovviamente bisogna tenere in conto che una cosa molto importante è che io possiedo Bitcoin, quindi la fluttuazione del mercato infligge comunque un danno o un beneficio al mio portafoglio in base al suo andamento. E poi in più c'è anche la posizione che io ho aperto.
Una cosa che mi piace moltissimo sui futures è la possibilità di mettere ordini molto avanzati direttamente all'inserimento degli stessi, senza impazzire dietro allo CO, allo stop limit, eccetera. Cioè, io voglio fare aprire una posizione, metto il mio ordine limit, nel frattempo flaggo take profit, stop loss e vado a inserire sia take profit che stop loss nel momento stesso in cui inserisco l'ordine, un po' come dovrebbe essere lo standard per qualsiasi apertura di posizione. Se invece voglio metterli uno alla volta, io ho il solito ordine limit, l'ordine market, lo stop limit, lo stop market, sia lodato, e il trailing stop. Il trailing stop può essere molto utile perché, ne avevamo già parlato in un altro video, in sostanza segue il prezzo a distanza di una certa percentuale. Quindi una volta che, mentre il prezzo sale, lui segue lo stop al 2%, supponiamo, quando inizia a flettere, finita il movimento rialzista, lo stop rimane fermo perché la discesa non la segue e poi viene preso più avanti. Comunque, questo non vuole essere un tutorial per il trailing stop, ma sappiate che c'è. Quindi sui futures uno dei vantaggi enormi è proprio la flessibilità, la disponibilità di tutte queste tipologie di ordine. L'altro vantaggio ovviamente è la possibilità di utilizzare leve più elevate, va fatto con cognizione, non a caso. E infine abbiamo un vantaggio enorme lato liquidità, perché se noi andiamo a vedere ad esempio il future USDM ha 11 quasi 12 miliardi di volume e ha gli order book estremamente pieni, quindi c'è tanta liquidità, praticamente zero spread, e è un enorme vantaggio. Infine le commissioni. Sui futures ci sono delle commissioni minime, abbiamo lo 0.02% per i maker, quindi per i limiti, e 0.04 per i taker, bassissima se ci pensate, taker è l'ordine a mercato. Inoltre, se utilizzate BNB per pagare le fee avete uno sconto del 10%, e se usate anche il mio referral link che trovate in descrizione, un altro 10%, quindi direi che arriviamo a una somma decisamente, a una commissione decisamente vantaggiosa. Questo in particolare è il motivo per cui io tendo a utilizzare sempre i futures per andare a operare speculativamente. Non abbiamo il tasso fisso da pagare ogni giorno per il prestito, abbiamo il funding se usiamo i perpetual, dobbiamo stare attenti alla differenza di prezzo se usiamo i futures a scadenza, però non abbiamo il funding, e abbiamo tutta questa serie di vantaggi che vi ho mostrato. Anche in questo caso le posizioni sono modificabili una volta aperte, si può cambiare lo stop loss e il take profit direttamente da qui, c'è un grafico del profitto e della perdita fatto molto bene che vi permette di tenere sotto controllo il vostro account giorno dopo giorno, insomma c'è tutto quello che ci deve essere. Poi potrei stare a parlare dei futures per un mese, probabilmente non avrei ancora finito. Ho fatto un video, un paio di video in realtà di approfondimento, se cercate Binance Futures sul mio canale li dovreste trovare. Questa vuole essere una panoramica, però spero di avervi fatto capire a cosa servono, come funzionano, quali sono i rischi, quali sono i benefici e quale dei due tra USDM e CoinM può fare per voi. L'ultima cosa di cui ci rimane di parlare di Binance è la possibilità di mettere a rendita le proprie cripto utilizzando il programma che si chiama Binance Earn. Qua in sostanza permette di utilizzare le medesime cripto depositate su Binance e non utilizzate per altri motivi per avere diversi tipi di rendita. Allora io qua soprassedo un attimo perché ho dedicato un video esclusivamente a questo, dove li faccio vedere uno a uno. Li mostro con la grafica ancora vecchia, però i prodotti non cambiano, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Vi lascio il link qua in alto a destra sul video. In sostanza qua potete trovare degli strumenti di rendita più o meno flessibili, quindi con vincoli o senza vincoli, più o meno rischiosi, con percentuali di rendimento più o meno elevate. Ripeto, vi consiglio di guardare il mio video dedicato che parla solo di quello per un quarto d'ora, perché altrimenti qua facciamo notte. Allora amici, io spero di essere stato chiaro. Se avete altre domande mi raccomando fatele nei commenti, che così io vi rispondo e cerchiamo di chiarire tutti i punti rimasti in sospeso. Vi ricordo appunto i codici sconto, i referral link che trovate in descrizione, sia per lo spot che per il futures, vi dà lo sconto del 20% sullo spot
per sempre e del 10% sui futures per un mese. Quindi vi consiglio, se non avete ancora un account, di utilizzarli entrambi. Io vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.